Ciao a tutti ragazzi, allora dopo il video dell'altra volta di Leao mi avete mandato un botto di link da andare a vedere dicendo Lollo fammi sapere che cosa ne pensi di questo, ma era troppo bello così, cioè così era troppo semplice. Allora ho detto sai cosa faccio adesso? Mi vado a cercare dei video di quelli che mi avete inviato, però guardo soltanto o a caso o guardo quelli con poche visualizzazioni, così almeno diamo visibilità ai giovani musicisti. Il primo video che mi avete mandato è questo, lui si chiama Inchiostro e il pezzo si chiama Penombra Freestyle. Fuma il tipo, raga. Mi sembra quello di Clerks. Mi sembrano quelli di Clerks. L'avete visto Clerks? Andate a vederlo se non l'avete ancora visto. Sentiamo. Vai Inchiostro. Bello Inchiostro come nome. Restando qua in penombra mentre l'odio che ho alle spello vita per ogni minuto nel suo fottuto capello. Nasco il 7 aprile, la stagione è molto mite, già sotterro compatile la ragione. Stop. Allora, il beat è, però vedo adesso che questo mi avete inviato questo artista, che è un artista del 2016, quindi raga sono passati un po' di anni da quando ho fatto uscire questo video. Allora, diciamo che Inchiostro Penombra ha provato. Bravo, 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 bravo. Non so se tu adesso stai facendo altro o sei in giro a raccogliere le mele, non ne ho idea, però nel caso torna a fare rap perché sei bravo. Veniamo a quello che è il secondo artista che mi avete inviato. Non ho la minima idea. Vediamo lei come si chiama. Daisy Challenge 89. Vediamo. Ah, non è un video musicale. Questa è lei che parla. Vediamo. Bella, ragazzi. Vi auguro una buona domenica. Grazie. E anche se piove, quindi già sono aperto già con la prima 14 marzo 2021, quindi è recente questa. Però vabbè, la vita è una e dobbiamo godercela. Brava Daisy, vai. Quindi dai, godiamocela. Nuovo, anche se è dura. Godiamocela, vai. Io direi. Sono già d'accordo, già provata Daisy, per quello che dice. No, come dico. Vai. Quindi pop, rap, sentimental, come chiamatelo come volete. Sentimental. Vai. Per noi, vai. Vai. Io con le robe lì, vai. C'è. Restare inermi e starci male. C'ho l'orario militare. Dimmi ora cosa parlo a fare. Non riesco a stare a guardare. Ho la speranza di un qualcosa da salvare. Dimmi perché proprio adesso. Dimmi che forse non è mai successo. Mentre piango sopra un cesso. Brava. Magari fosse un incubo sul bagnato. Stop. Brava Daisy, brava. Molto da lavorare. Ecco, questo è il tipico artista che se mi invia il beat con il rappato sopra, io gli rispondo bravo. C'è molto da lavorare, ma lei comunque ce l'ha. E non è scontata questa cosa, perché tanti non ce l'hanno, ragazzi, tanti non ce l'hanno. Ce l'ha, brava. Approvata. Andiamo avanti con il prossimo che mi avete inviato. Leggo che si chiama Freddy Speranza. Vediamo, aspettate un secondo. Vediamo come si chiama, aspettate che lo carica. Freddy Sperone nella casa con cuore spezzato. Sentiamo. 147.000 view con 3.000 iscritti. Cuore spezzato per te. Sono di un altro livello. Mi dici che è bello. Frasi cadute a pennello. Quando ragazzi, però, cioè, questo lo dico per tutte le persone che vogliono fare musica in generale. Uno non si può improvvisare. Anche rappare, ragazzi, uno non si può improvvisare musicista. Cioè, se tu nella vita vuoi fare il cantante, vuoi fare il musicista, devi adda studiare, ok? Devi studiare. Se tu vuoi fare il rapper nella vita, vuoi fare quello che canta ste canzoni qua, devi capire come funziona un beat. Devi cantare sul beat, devi cantare nel modo corretto, non puoi non essere a tempo se vuoi fare il cantante. Allora, prossimo video si chiama Tua sorella minore, Morfina si chiama il prezzo. Sentiamo. $4.500 view al video. Vai. Come ti senti quando rientri a casa di notte? Brava. Non resisti, reciti la parte da fashion victim. Poi ragazzi, può piacere o no, cioè io non metto in discussione, è un gusto, è soggettivo. Però questa qua, tua sorella minore, ha fatto un disco, ha fatto una canzone che ha senso.
Cioè, è prodotta, è bella. Lei canta sul tempo. Cioè, se mi sento cattiva, datemi più morfina. Devo andare a Milano alle 6 di mattina. Dategli la morfina. Stop, ragazzi, io, allora, vedete quello che vi dicevo prima. Cioè, io divento matto. Questa qua, tua sorella minore, lei è brava. Cioè, non stiamo parlando di Mina e non stiamo parlando di nessuno, ma è brava, fa una cosa fatta bene, ci crede in quello che fa, ha studiato musica, sa cantare sul tempo, gli hanno fatto un bel beat e gli hanno fatto anche un bel video. Così, poi può anche, la musica poi può anche finire in niente, non c'è assolutamente nessun problema che magari non piaci, però la cosa l'hai fatta bene. Andiamo al prossimo pezzo. Ollitano, tra 1900 view, è uscito il 5 settembre del 2020. Sentiamo, Ollitano. Non parte più il pezzo, ragazzi. Bevo sti litri di flow, yeah. Però non esiste show, yeah. Vedo sì un mercato pop, però frate non mi ferme. Stop, c'è qualcosa che non va nel beat, c'è qualcosa che non va nella base, c'è qualcosa che non gira nella base. Lui non è male. Ovviamente è soggettiva, come sempre, questa cosa. Lui non è male, però c'è qualcosa nel complesso del pezzo che non mi convince. Proviamo ad andare avanti. Lo so che voi viziati fino a 20:20. Spacco il beat, no collane, solo flow. Po' spaziale, chiusi in studio, a sociale con la gente. Stop, no, c'è qualcosa che non va nella base, ragazzi. C'è qualcosa che non va nel beat. Andiamo al prossimo pezzo, ultimo, dai. Vediamo. Questo si chiama Nigu e il pezzo si chiama Volo. Po, 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 po. Nigu. Nigu, yeah. Questi prendono la mira e vogliono sparare alle mie ali. Accetto qualsiasi sfida, lo faccio per me e per i miei cari. Tutti quel giro mi dicono che ci so fare, ma non batto pari se sono l'uomo. Scelta una dura strada che farò tutta da solo. E grazie ad ogni cazzata che col tempo miglioro. Volo, sempre più su. Stop, bravo Nigu, bravo. Allora, il pezzo ovviamente è del 30 giugno del 2019, quindi abbastanza vecchio, con solo 18.000 visualizzazioni e lui ha solo 800 iscritti sul canale. Allora, il pezzo non è male, sinceramente, il pezzo mi piace, lui è bravino. Non so se ha fatto qualcosa di nuovo, andiamo a vedere sul suo canale se ha fatto uscire qualche altro pezzo. Non è male, ragazzi, non è male, bravo, mi piace. Ah sì, ne ha fatto uscire un altro 5 mesi fa, si chiama Fai Presto, sentiamolo. Via. Cosa mi manca? Se scoppare o stare insieme a quell'altra. Sono pieno di dubbi, ma tanto passa. Non ascolto. Allora, chiudo questo video, no? Prendendo spunto da questo pezzo qua di questo Nigu. Che il pezzo si chiama Fai Presto, ragazzi. Vi do un consiglio da uno che è un po' di anni che sta in questo campo. Cercate di fare qualcosa di innovativo. Cercate di fare qualcosa di vostro. Cercate di fare qualcosa di nuovo. Perché se voi continuate a riproporre, tipo questo pezzo è bello. Cioè, questo pezzo, ti deve piacere il genere, ovviamente. Questo pezzo non è fatto male, non è prodotto male. Il beat è bello, lui è bravo. Ma che cosa ci troviamo di nuovo? Cosa ci troviamo di nuovo in Nigu? Niente. C'è gente molto più famosa di lui, c'è gente con molto più seguito di lui che fa la stessa identica cosa, con le stesse tematiche, con le stesse cose. Quindi il mio consiglio che io posso dare a questo Nigu, che è quello che poi do sempre quando mi arrivano questi demo, questi pezzi così prodotti da super fighi, ragazzi, bravissimi, bellissimo. Ritorna quando hai qualcosa di tuo, qualcosa di veramente innovativo. Lo so che non è facile, ragazzi, però in un mondo musicale come quello di oggi bisogna fare la differenza, perché fare le cose uguali agli altri sono capaci tutti. Un saluto a tutti, ragazzi, ci vediamo per il prossimo video a sfondo musicale. Bella, bella, ciao a tutti, ciao!